Ciao ciao, bentornati sul mio canale. Oggi video acquisti, acquisti fatti in fiera a Vicenza, abilmente Vicenza. Allora, innanzitutto devo dire una cosa. La cosa più bella di questa fiera è stata che ho avuto modo di vedere delle persone a me care. In primis, la mia maestra di lavorazione a tamburo, che lei dice non chiamarmi maestra, non chiamarmi, però lei, a parte che è un'artista ed è una brava insegnante, poi comunque è colei che mi ha iniziato a questa tecnica. Io non la faccio molto spesso perché comunque è un po' lunga, un po' laboriosa, non è facile come l'infilatura di perline, però qualcosina faccio ogni tanto e mi dà grandi soddisfazioni. Trattasi di Vittoria e Vittoria appunto è di Reggio Emilia. Però mi ha raggiunta Padova, io sono partita qua da dove abito con la mia amica Anna, lei non ha a che fare con le perline, però sì, è un po' creativa anche lei, anche se non per lavoro, e quindi è venuta volentieri, già la seconda volta che viene abilmente con me, e quindi siamo andati in macchina a recuperare in stazione a Padova Vittoria, che veniva in treno da Reggio Emilia. Poi siamo arrivati in fiera e mentre ci accingevamo a fare i nostri acquisti, proprio verso gli inizi, sentito una ragazza che mi salutava e diceva ciao in giro, e chi era? Era Melissa Campagnolo. Io e lei non abitiamo granché lontano, ci dividono forse una quarantina di chilometri più o meno. Però devo dire che non ci eravamo mai incontrate. Incontrarci lì è stato bellissimo, anche perché lei è molto dolce, molto tenera. Ti verrebbe subito di sbaciucchiarla, poi ovviamente non conoscendola uno, cioè, giustamente si sofferma ad abbracciarla perché, cioè, non voglio essere presa per invadente pazza, ecco. Comunque lei è molto carina, veramente mi ha fatto davvero piacere incontrarla. E in più gli altri incontri, adesso ve li racconterò strada facendo, insomma tutti incontri che mi hanno emozionato notevolmente. Questo è un po' il bello delle fiere, come diceva appunto la Piombino come commento all'altro video che ho fatto, che è stato più un video di presentazione della fiera, di quello che avevo fatto senza farvi vedere gli acquisti. Molti mi avete chiesto in riferimento a quel video lì, però adesso vi vedete cosa hai comprato, io ve lo faccio vedere. Ok, parto dicendo che non vi farò vedere tutto quanto perché non ha senso. Tipo, facciamo l'esempio pratico dalla famosa pallina, ecco qua, ho preso diverse cose, ma è inutile che io vi faccia vedere tipo questo, che sono delle super duo colore coral red white, cioè insomma cose normali. Anche qui ho preso perline, rocaille varie, così insomma. Sì, diciamo che ho avuto l'occasione di prendere, occasione non in senso proprio, perché sappiamo che non è che abbia proprio dei primi prezzi. Poi io ho lo sconto in un altro sito, quindi con più convenienza comprare da un'altra parte. Però devo dire che lì, vedendo i colori dal vivo, ad esempio ho preso questo che è strepitoso, adesso qui la luce è un po' così perché anche è una giornata piovosa, però vi dico che colore è. Sono delle Rokai Miyuki 150 Spicle Beige Lined Crystal 1521. Sono strepitose veramente. Non le avrei mai prese guardando su un sito perché sembrano quasi insulse. Invece sono veramente molto molto carine. Poi ho preso queste, ecco, queste qua hanno un colore mattino, però brillante, molto vibrante, matte metallic lava red. Non sembrava lava red. Io ho altre cose lava red, aspettate che pulisco un attimo la videocamera, ecco. Io ho diverse perline lava red, non sembrava lava red, non l'avrei preso se guardavo su un sito. E queste qui, queste 150 opaque orchid luster, ok. Poi vabbè, ho preso un po' di super duo. Ecco, degno di nota è questo colore di Super Duo, tipo sul grigetto, però lucido, che appunto si chiama Opaque Grey White Luster, perché white non si sa. Poi va bene, qua ho un blu. Poi ho preso le Minos, le Arcos, che già ho aperto, sto già usando, non so dove le ho infilate, le ho già perse praticamente, che è questa bellissima colorazione che è Metallic Suede Denim. Ve la consiglio se non l'avete già provata perché è molto carina.
E vabbè, insomma, poi ho preso un po' di mini duo perché devo fare un lavoro con le mini duo e va bene. Poi le silky, questa tonalità qui è un po' marmorea. E questo è il codice Opaque Terracotta Purple, che non avrei preso evidentemente sul sito. E poi una chiusura bella grande. E ho preso degli Swarovski che adesso non trovo più, speriamo di non averli persi perché sono gialli. Io non sopporto il colore giallo, li ho visti e ho detto mamma che belli, una bella bustina da 6 euro. Ok, però ecco era un giallo AB che appunto ho preso proprio perché ero lì dal vivo. Poi orecchino perno fiore 17 mm oro opaco ed è questo qui che io trovo delizioso. A 2,50 euro. Poi vabbè, questi pernetti qua che hanno i brillantini. E poi dalla pallina, insomma, ho speso il sito dove ho speso il sito, sì, il sito veramente sito, il luogo fisico dove ho speso di più. Ho preso anche le come si chiamano le caliche, non avevo, sì, forse le avevo avute una volta, le avevo anche snobbate, non mi piacevano granché, però ok. E devo dire che cosa ho fatto? Quando sono andata alla cassa ho pagato abbastanza. Ho detto, beh, ma non me lo farete in omaggio, scusa. Cioè, a un certo punto, ah no, ma non facciamo omaggio. E beh, vabbè, dai, se compravo via internet in omaggio me lo facevi. Sì, qualcosina, insomma, talmente rotto i maroni che mi ha detto, vabbè, dai, ti do un filo. Scegli il colore, ho detto, fate voi. E mi ha dato questo filo qui di cipollotti piccoli, che è un color rosato molto chiaro. A me non interessava tanto cosa, era più lo sfizio di dire ecco che abbiamo fatto l'omaggio. Bene, dalla pallina abbiamo preso queste cose qua. Poi in un altro sito che faceva feltro che ho preso queste. In realtà le ho aggiunte al pacchetto che ha comprato la mia amica. Si è comprata anche una borsa di vellutino con delle rose, ha speso 80 euro. Ok. Poi. Ok, di interessante posso dirvi questo. Ho comprato queste gocce che mi servono proprio in rosa, perché me le aveva fatte provare la mia amica Martina Casali e non avevo ritrovato in nessun posto. Ero disponibile anche a comprarmi un pacchetto mega da AliExpress, ma non le avevo trovate. E sono andata in questo posto, in questo stand, che adesso vi dirò, voi insomma conosciamo tutte quelle che vanno in fiera. Infatti è stranissimo che io abbia comprato solo così poca roba, perché non lo so, questa volta non mi sconfifferava più di tanto. E trattasi di, ve lo ricordate, Livio Bijou, che non vende ai negozi, cioè scusate, vende solo ai negozi via web e non a noi singole povere hobbiste. Guardate che belle queste qua, si può mettere una perla e bloccarla. E ho comprato solo queste cose qui. Ve lo ricordate? Ecco, quello che ho da dirvi di interessante è che adesso vendono anche via internet. E questo è il loro biglietto. Per te è un coupon va. Ah, non me ne ero neanche accorta che c'era sconto. L'avevo preso per farvelo vedere e per tenermelo anch'io per eventuali ordini. Non ce la faccio neanche parlare. Per eventuali ordini fatti online, ma non mi ero mica accorta che c'era anche uno sconto. Bene, adesso me lo metto da parte. E questo è il loro sito. Quindi, se compravate da Livio Bijou in fiera e poi dovevate aspettare la fiera successiva per poter acquistare nuovamente, sappiate che adesso potete farlo anche online. Hai capito, Livio, che ti ho fatto anche pubblicità? Ok, va bene, dai, scherzi a parte. Ok, poi interessante, c'era tutto lo stand della lana. Io non sono interessata alla lana, però vi faccio vedere il volantino. Qui c'era della lana grandissima, bellissima, proprio per fare delle robe pazzesche. E ho preso questo, così se volete copiarvi come si dice, il riferimento, potete andare poi a cercarli. Ok, poi sapete che sono andata a vedere dal vivo, perché ci sono capitata, non perché io ambisca a comprarmene uno. Questi romandi bellissimi, l'oggetto di desiderio di tutte noi. I prezzi durante il video precedente che ho fatto, in cui faccio la carrellata della fiera, non ci sono, e invece li ho visti. Sono praticamente, a seconda della finitura,
dal 1895-2260, più aggiunta la luce e dei cestini per avere questo modello qua. Però in realtà, che è chiuso così, però in realtà ce ne sono anche di altri più grandi. Pensavo già fosse quello grande. E va bene. Ok, poi sono andata da Sarodibi, dove di solito compravo delle cose, oggi non le ho trovate. Oggi, sì, oggi, ciao, l'altro ieri non le trovate. Ho preso queste clips per chi appunto non ha quelle pazze che non hanno il lobby alle orecchie. E poi ho preso un po' di cordoncini qui, in marrone, blu, bordeaux, panna. Ecco, avrei voluto acquistare qualcuno di più di questi, ma non c'erano. E quindi, ah, scusate, e quindi ho preso quello che ho trovato. E poi non ho preso granché altro da lui. Poi ho trovato un Serodivi, quindi ciao, l'artigiano. Sì, ho preso questo da Sterodibi, che mi piacciono veramente tanto. Guardate che favola, sono in ceramica e sono due rose per fare quelle collane belle grosse che io snobbo sempre, invece in realtà poi vanno. Guardate questo azzurrino qui, polvere strepitoso. Ok, allora, cercando di andare veloce, ho preso queste decorazioni da Hobby Feltro, questo è il loro riferimento. E niente, ci sono delle basi. Queste le ho prese perché avevo visto Melissa fuori dallo stand. Mi fa: sì, ho appena fatto l'acquisto qua, devo andare alla cassa. Lei ne aveva prese diverse, vediamo come le lavora, così fa un tutorial. Io ce l'ho già, Melissa, pronte. E poi questi qui mi piacevano, gli orsetti per le mie lavorazioni un po' shabby. Ecco, queste qua sono gli Swarovski che non trovavo più. Guardate che luce, mamma mia. Vabbè, almeno me l'ho ritrovati, li mettiamo nel reparto giusto. Poi queste cosine qui, per fare degli orecchini, come si dice? Degli orecchini intanto li giro così li vedete, in soutache con delle decorazioni invernali, e poi anche questi con delle decorazioni per tutto l'anno. Ecco qua, insomma, questo, ecco qua, come dire, io ecco qua non lo dico quasi mai, ma ce ne sono alcune di voi che dicono spesso ecco qua, e anche io adesso ecco qua. Fatto bene, poi devo passare a che cosa? Un posto che mi ha veramente sconvolta. Sapete che io sono matta per i timbri, saponette e timbri. Queste sono due cose. Eccoci, dovrei prendere dei timbri per le saponette. Vabbè, dai, sto scherzando. E mi sono fermata in questo posto. Aspettate, dove l'ho messo? Uffa, il bigliettino dove l'ho messo, sono, eccolo qua. In questo posto a vedere un po' com'era lo stand, anche perché la mia amica Anna ha comprato dei regali per Natale ed è l'incisoria Vicentina. Allora, all'incisoria Vicentina vi fanno i timbri su misura, nel senso come voi li desiderate. Per cui vi consiglio di farvi un giro sul loro sito, ok? Poi potete anche andare a vedere quello che ho fatto come video, appunto sul giro alla fiera della fiera. Loro fanno tutto in modo naturale, mi piace tantissimo, e poi tutto personalizzato. Il loro punto di forza su cui fanno molta leva è la personalizzazione. Io mi sono avvicinata, ho cercato di ho superato un po' i miei, insomma, mi vergogniamo un po', che non si direbbe, lo so, però sapete che molti non vogliono farsi riprendere. Non vogliono far riprendere, soprattutto a fare questa, diciamo, piccola intervistina, e ci ha spiegato bene alcune cose, e poi a tutti i costi ha voluto che io prendessi un omaggino. Allora ho scelto questa spilletta con la forma di pecora. Sì, che carina, bellissima. E quindi vi consiglio di dare un'occhiata perché veramente è molto interessante. Ora passiamo per concludere. No, per concludere, no, prima vi faccio vedere. Aspettate che le tiro fuori dove le ho infilate. Ho preso delle gocce strepitose, ma veramente bellissime. Le avevo viste, ecco qua il sacchetto, ecco qua oggi, ecco qua. E avevo visto il sacchetto, ho preso anche delle monachelle da loro, una l'ho già utilizzata ieri sera. Avevo visto queste gocce dalla mia maestra, la Victoria,
Quando sono andata a fare il corso, lei a Reggio Emilia fa dei corsi strepitosi. E avevo visto, adesso faccio vedere quale goccia, questa, che è bellissima, è in vetro di Murano, era certificato anche, io non le avevo mai viste prima e le ho viste da lei a Reggio Emilia e quindi le ho prontamente acquistate perché sono veramente belle. Queste le avevo viste invece fra i lavori della mia amica Paola Mari, altrettanto eccezionali. E ho aggiunto, non le devo mischiare perché questo è un prezzo e questo è un altro, e ho aggiunto queste con queste venature. Guardate che roba! Sì, sono un po' forse demodé, però a parte che questo è demodé un cavolo perché è bellissima, però penso che potrebbero veramente piacere, magari facendo delle cose semplici perché sono già di loro pesanti queste gocce. Ma anche per persone che vogliono robini un po' di classe, quelle che ho tolto, anche per magari donne di una certa età, a parte che me le metterei anch'io, queste sono anche più giovanili, e per avere una cosa anche un po' diversa. Io ho tantissime gocce, non avevo bisogno di prendere gocce, ma queste insomma erano talmente belle che non potevo lasciarle di certo lì. Poi ho preso anche qualcos'altro dopo, non mi ricordo cosa. Devo averlo già infilato da qualche parte, ma insomma niente degno di nota. Ok, e ora passo per concludere a cioè le robe piccole non ve le ho fatte vedere, però vi faccio vedere quello che ho preso da Finincanto. Allora, Finincanto, come al solito, conosciamo pregi e difetti di questo luogo. Ok. Questa volta che cosa ho preso? Ho preso, senza che ve le apro perché siamo già a 17 minuti di video, questi orecchini in zama, questi perni, che non sono costati poco, anzi, però almeno sono carini e hanno delle forme tipo questo qui che io ancora non avevo, nuove diciamo per me, questo triangolo così. Poi ho preso il filo di nylon che mi mancava, queste gocce qui di vetro perché mi mancavano questi colori. E queste qua sono delle monachelle per la mia amica Anna perché devo farne un lavoretto. Poi ho preso delle chiusure che hanno un costo veramente esorbitante. Non posso dirvelo in video perché questa la voglio regalare a una ragazza, ma veramente, e qui non sta bene, mettiamo caso che lei veda questo video. Ma veramente c'è cioè, fuori per fuori. Infatti ho preso solo tre perché mi piacevano tanto e quando vuoi fare una cosa bella, perché capita, no? Che ti chiedano un prodotto bello anche con tanta lavorazione, bello anche proprio come manufatto, magari ti ritrovi a dover mettere una chiusura un po' sempliciotta e invece così una la devo usare e poi me ne rimarrà, mi userò penso questa se sta bene, adesso faccio le prove pure questa, quindi me ne rimarrà una in argento e una in oro e poi due nappine blu, quelle le tengo per me. Poi ho preso delle piattine marrone perché non ne avevo marrone e rosso, metà per me, metà per Flavio che me le ha chieste. Poi, queste è un regalo che ha fatto la mia maestra a una persona, ha detto dagli a quella persona lì, adesso non dico chi è, sì dai lo dico, praticamente Flavio ti ha mandato queste due piattine in regalo la mia maestra Vittoria, ok? E poi ho preso queste, allora queste perché? Perché le avevo viste, scusate il rumore, faccio un po' lontano, le avevo viste ed erano bellissime e Flavio mi aveva detto guarda prendi quelle che ha comprato la Casano, Gabriella, Briga Bijou. E io mi ero persa quel video e sono iscritta a Gabriel, al tuo canale e ho anche la campanella accesa, però quando mi è arrivata la notifica in quel momento non potevo guardare, ho detto lo guardo dopo e poi mi è sfuggito, ma non deve essere tanto forse che l'hai fatto, non lo so, boh. Quindi morale della favola, questa luce fa schifo, ho preso queste qui che sono delle piattine zigrinate, costano... Posso dire una parolaccia, un fottio perché 2 metri 5 euro, cioè 2 euro e mezzo al metro e non sono neanche rigide, sono un po' molline, però sono belle. Ecco, magari questa qua che è stessa lavorazione dorata, però in come si dice sempre la spina di pesce, però non
non colorata, quindi si evidenzia meno il movimento. Questa è un pochino più rigida. E poi c'era quest'altro colore qua, perché vi ho fatto vedere questo, quest'altro colore, o questo, uno dei due, so. Ho preso due colori più il dorato. Bene, da fine incanto ho preso anche qualcos'altro, non mi ricordo che cosa. No, quello non ho fatto vedere. Basta, io direi. Poi ho qua qualche omaggio che mi ha fatto la mia amica, la mia maestra. Ma me ne ha fatti anche altri che non so dove ho infilato. Oltre a tutto, devo dire che stamatta mi ha regalato anche il biglietto ingresso. Quindi veramente, cioè, pazzesco. Ho comprato delle cose che mi sono piaciute tanto. E soprattutto, ecco qua che volevo tornare al discorso degli incontri, ho avuto modo di vedere in questo ambiente già, insomma, che ben ti predispone emotivamente, beh, di incontrare delle persone speciali. Cioè, parlavo di Melissa Campagnolo, anche di Lisa, che non conoscevo dal vivo, ed è veramente carina, è proprio dolce, anche lei ti strapperebbe baci e abbracci da dosso. E poi la Carmen Russo, va bene, noi ci conoscevamo già virtualmente con Carmen. Io intanto sto riponendo, scusate, forse faccio anche rumore. Ed è stato un piacere vederlo dal vivo, poi vedere anche tra di loro come erano contente di vedersi. Poi c'era la Chiara, oddio, il cognome adesso non mi ricordo, dopo ve lo scrivo qua sotto. Insomma, è stato veramente, veramente bello potersi vedere tutte insieme e poter anche scambiare quattro chiacchiere. Non siamo state molto tempo insieme, però quanto basta per poterci abbracciare e vedersi face to face. Quindi, con questo vi ringrazio, ringrazio anche loro che saluto tutte, ciao belle, e vi aspetto al prossimo video. Ciao belle, mi raccomando, pollice su.